Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Allora, iniziamo la prima partita dopo il calciomercato. Giochiamo contro il Napoli, laggiù a Napoli. Questa è la classifica, siamo messi bene, siamo primi addirittura con una giornata in meno rispetto alle altre, quelle sotto. Ed inoltre, questa partita qua, voglio ricordarlo per chi non si ricordasse, vedrà l'esordio di tutti e tre i giocatori presi nel calciomercato invernale, ovvero Schürrle in difesa, Verratti e Depay per il centrocampo. Detto questo, stavo un attimino dando un'occhiata alla condizione, vedo che ci siamo, iniziamo. Battono il calcio d'inizio loro, detto questo, iniziamo. Attenzione! Mamma mia, super parata di Dragowski. Attenzione, fuori, meno male. E tira Cerny. Dio buono, Dea. Ma ha fatto una bella ossa, però purtroppo poi si è persa una conclusione. Attenzione, mamma mia, Nascio. Attenzione, mamma mia, Divante è uscita. Insomma, con questo tiro V da parte del Napoli si conclude il primo tempo. Primo tempo, abbastanza noioso, soprattutto per noi, perché non riusciamo a creare più di tanto, anzi direi quasi niente, però per nostra fortuna il risultato per ora è sempre di parità. Insomma, vediamo se nel secondo tempo cambia qualcosa. Attenzione, attenzione, bravo Schürrle. Attenzione! Paolo, attenzione! Meno male, mamma mia, è paura, ragazzi. Qui ci è andata veramente bene, eh. Uso un culo, ogni tanto un pugno di culo anche a noi. Faccio un cambio anch'io, dato che l'ha fatta in Napoli, lo voglio fare anch'io. Vabbè, perché mi ricordavo infatti appunto di aver visto Cerny lì come sempre per schiantà. E mettersi posto Pereira, e poi metto lui, anche se non è il suo vero ruolo, e poi Angelino perché è stanco morto. Vai. Finisce così la partita, 0-0. Non è stata sicuramente una bella prestazione la nostra, anzi, veramente siamo stati piuttosto inguardabili, soprattutto dal punto di vista offensivo. Resta di fatto, però, mettiamoci anche che questa volta è entrato veramente in gioco il fattore fortuna. Abbiamo pareggiato, abbiamo conquistato un punticino, quindi poteva andare meglio, ma poteva andare anche peggio. Quindi può andare bene così, dai. E adesso andiamo a fare la seconda partita, che è subito qua, dopo due o tre giornate, contro il Sassuolo, e vediamo come andrà. Speriamo vada meglio, no? Iniziamo la seconda partita e, come ho detto prima, speriamo vada in maniera diversa. Magari, appunto, cerchiamo di vincere. Allora, fatemi vedere la condizione fisica dei giocatori. Qui c'è Cerny che è un po' stanco, ma metterei Pereira subito, così come tolgo inizialmente Anascio per mettere Djordjevic. Per il resto va bene così. Vai, iniziamo. In notturna, anche in questa partita, battono il calcio inizio loro. E niente, iniziamo. Dai, bimbi. Dai, non è rigore. Dai, no, ha preso palla. Forse anche le gambe, però ha preso anche palla, no? Boh, si capisce. Sembra addirittura l'abbia presa di mano. Vabbè, tanto ormai l'ha dato rigore. Oh, vai, Bordalo. 1-0 Sassuolo. Addirittura ora siamo in svantaggio. Berardi, se non sbaglio. Vai, via. Attenzione! Mamma mia, meno male, Dea. Meno male non ha tirato, sennò probabilmente andava in porta. Finisce sì il primo tempo. Come ho detto prima, stavolta addirittura siamo in svantaggio. Almeno nella partita precedente avevamo preso gol, invece stavolta si è anche preso. Il problema è che anche come prima non ci riesce ad arrivare in porta e prova a creare qualcosa. Io non so cosa sia successo. Resta di fatto che per ora i due nuovi acquisti, anzi, i due nuovi acquisti per quanto riguarda il centrocampo, un render quanto mi aspettavo per ora. Vediamo se nel secondo tempo magari
possa cambiare qualcosa, vediamo. E va Djokovic! Fili! Djokovic! Dopo 56 minuti riusciamo ad arrivare una volta in porta a fare un tiro. E meno male la buttiamo dentro. Ci è andata bene, vai. 1-1. Attenzione! No, 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 no! Dai! 2-1. Maremma cane. Chi è che ha fatto gol fra l'altro? Farcinelli. Ai, ai. Cambio. Allora, così. So che ci combina poco, eh. Fa questo lavoro qui. Però vedo che Verratti è parecchio stanco. E basta. Vai, così. E vai Dybala! Non ci credo. No, maremma cane te. Parte no, giusto sì, perché non si merita nemmeno di pareggiare. Finisce così. 2-1 Sassuolo. Insomma, via, diciamo un bel inizio proprio. Un pareggio brutto, una sconfitta meritata. Beh, contento. Oi oide, fatemi vedere un attimo come siamo messi in classifica. Siamo primi, però siamo a pari punti con la seconda che è la Juve, a un punto dalla terza che è la Roma, a due punti dalla quarta che è l'Inter. Insomma, non è che siamo messi bene. Certo che avevamo, se non sbaglio, sì, nel precedente video, 4 punti dalla seconda, mi pare. In due partite abbiamo perso tutte. C'è andata bene, perché potevano, magari se le vincevano tutte e due, potevano essere a più 2 da noi. Vabbè, insomma, è vero che è lunga, però gira un po' le scatole, eh. Insomma, visti Rijò un'altra volta, dopo po', quindi i giocatori saranno ancora stanchi. Andiamo un po', casa al Torino. Allora. Ok, così, per le maglie. Non lo sapevo. Boh, beh, iniziamo. Guardiamo se col fatto che giochiamo in casa, no? Cosa che nelle precedenti partite non abbiamo fatto, può cambiare la situazione. Boh, così, mi affido al fatto di giocare in casa. E vai Kelechi, Dio buono. Vabbè, dai, almeno siamo arrivati in porta dopo 8 minuti, barra 9, vai. Dio buono e testa c'ha Hernandez. E vai Kelechi, Dio buono, in bocca, centrale. Attenzione Verratti, sì, dalla distanza. Attenzione! Mamma mia! Mamma mia, meno male l'ha presa male di testa, Parigini. No, attenzione! Mamma mia, meno male, mamma mia, meno male. Via, 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 bravo, bravo, bravo. E tira Dybala, niente. Do Sassari. Finisce così il primo tempo, 0-0. Però come avete visto, almeno dal punto di vista attacco, siamo un po' cambiati, eh. Sembrerebbe che siamo un po' tornati, no? Ai nostri standard. Prima di iniziare il secondo tempo volevo dirvi una cosa. E guardiamo se l'intervista la fa qualche cambio. No, direi di no. Anche se Castagnoli è lì. Vabbè. La cosa divertente è che giochiamo contro il Torino, che il Torino appunto ha in difesa due centrali. E tutte e due sono, cioè, questi due sono un SR, dato via vabbè, a gennaio, e l'altro Ceccherini. Quindi diciamo che si gioca contro i nostri ex difensori. Attenzione! Non ci voglio rete. Da 1-0 Torino. E stavolta è abbastanza immeritato il vantaggio, eh. E Vendomo, chi è? Belotti? Sì, è Belotti. Evangelino! Angelino! Riequilibra subito le cose! 1-1! Gran gol, eh! Un po' troppo egoista sotto certi punti di vista, però da altri direi che ha fatto una buonissima azione. E andiamo, 1-1, Angelino. Non ci voglio rete. Per davvero, sennò veramente c'era da ridere, eh. E vai Dybala! Dio buono, te! Attenzione Kelechi, così. Non so come arriva in porta, quindi ho provato, che il Torino si è chiuso. Infatti, con questa, anzi stazione, con questo tiro, no? Di Kelechi si conclude la partita. 1-1, un altro pareggio.
non va bene dal punto di vista dei risultati, dal punto di vista delle prestazioni un po' meglio sicuramente, dal punto di vista anche offensivo, guardate anche i tiri, cioè le statistiche, e boh, diciamo che il video comunque non è iniziato bene dal punto di vista di punti fatti, anche di prestazione, ma soprattutto dei punti fatti, perché 2 punti in 3 partite, calcolando che adesso non più, però fino a prima eravamo la prima in campionato, direi che non va bene. Adesso, come vedete, ci aspetta un big match molto molto importante dal punto di vista della classifica, perché giochiamo contro la Roma, che addirittura è a 2 punti da noi, ma ha una partita in meno. E vedremo un po' se almeno in questi match importanti, appunto, la squadra tornerà a fare 3 punti. Vedremo. In queste giornate di tra virgolette riposo, prima di arrivare appunto a questa partita qua, la Roma e la Juve hanno giocato e tutte e due, se non sbaglio, hanno pareggiato, perché la Roma era a 46, è andata a 47, la Juve era a 47, è andata a 48. Addirittura penso che non siamo abituati, per quanto riguarda essere qua, le prime 3 squadre hanno tutte e tre pari punti, sono tutte e 3 a pari punti. Insomma, detto questo, iniziamo e guardiamo se almeno qua almeno il risultato finale può essere diverso. I giocatori hanno un pochettino, non tanto, recuperato. Detto questo, iniziamo. Giochiamo in notturna sotto una piccola e disturbante nebbia, perché fa vedere tutto tra virgolette appannato. Niente, giochiamo appunto, come avete visto, a Roma, quindi siamo ospiti. E iniziamo. Attenzione, attenzione subito per Ratti, niente. Attenzione, attenzione. Attenzione! Madonna, non è ancora finita. Invece sì, meno male. Dai, dai su. E vai Dybala, vai Ciccio, vai. Vai Ciccio e tira. Madonna, centrale. Mamma mia, meno male, vai. Però la poteva anche prendere, Dragoschi. Non era un tiro imprendibile, credo. Attenzione, cos'è successo? Meno male, vai. No, come rigore! Pensavo fosse fuori gioco. Dai, Madonna santa, 1-0, Dzeko. Bimbi, bisogna svegliarci, sennò veramente è un casino. E vai! E vai! Madonna santa, ma perché non ho tirato? Finisce il primo tempo, 1-0 Roma, un'altra volta in svantaggio, ma remma canede. Qui, non so, mi riesce più giù. Già un di mio non è che è tanto bravo, ora faccio ancora più cacare. Va bene, via. Iniziamo il secondo tempo. E vai, Depay! Madonna di Lloris, cosa t'ha preso? E vai Cerny, madonna che stop, Aio, bravo. Attenzione, no, dai, 2-0. No, bimbi, è un casino, via. Mamma mia signore, che schifo, Vai Dybala, tira! Ma nemmeno un pugno di fortuna, un gocciolino. Attenzione, mamma mia, ha rischiato l'autogocchio Lloris. Mamma mia, ma che prene fanno un altro. Cambio, vieni. Chi si leva? Guarda, avete tutti morti, tutti morti. Ma leviamo, leviamo Verratti. Mettiamo Pereira, non lo so nemmeno io. Poi leviamo Depay, mettiamo Djordjevic. Come leviamo Cerny, mettiamo Barella, no, facciamo così, vai. E vai! Mamma mia, no, c'è che piedi, 2-0 per la Roma. Questo è il risultato finale di una partita giustamente persa. Io, non ho parole. Non ho parole perché ci stiamo rovinando da soli, veramente. Sembra una cavolata, però veramente, cioè anche se alla fine è un gioco e sono io che gioco, sono io che incontro i giocatori. Bimbi, non mi riesce a fare più nulla.
non so, non so se è dovuto allo stile di gioco, no? Dei giocatori acquistati che comunque sono il fulcro del centrocampo, ovvero mi riferisco soprattutto a Verratti, Depay, perché Schürrle comunque, nonostante sì, prendiamo gol, però non si comporta male, non è un difensoraccio, anzi, perché soprattutto pala di testa e qualche anticipo lo fa bene. E però altri due, boh, non lo so. Verratti, ve lo giuro, sì, è agile, ma allo stesso tempo è lento, e poi veramente non c'ha fisicità, almeno per quanto mi riguarda in queste partite qui, ha fatto sembrare che è così. E vuol dire, e poi uguale, e poi io mi aspettavo una sorta di, non lo so, Eriksen con un po' più di fisicità, magari un po' meno piedi a livello di precisione, però comunque era un buon COC, anche se non è il suo ruolo ideale, il suo vero ruolo, perché come vedete è un esterno alto sinistro. Ma ve lo giuro, non c'ha nemmeno quello, proprio zero. Per ora deludenti, eh? Deludenti, ma ne è impressionante. Boh, chissà se è un caso, se dipende da me, se dipende da loro, tutte e due, boh. Comunque, detto questo, dobbiamo fare l'ultima partita del video, che si dovrà giocare contro il Milan. Anche questa è sicuramente un'altra partita molto molto importante. Ultima cosa, poi giochiamo. Meno male, nonostante tutto, a livello di classifica siamo sempre in corsa, perché se le squadre davanti a noi facevano dei risultati migliori, forse la situazione poteva essere ancora più drastica. Vabbè, detto questo, iniziamo. Allora, maglia bianca per il Milan. Qui i giocatori ne sono sempre stanchi, perché si è fatto 87 partite in un mese, per dire. Allora, fatemi vedere. Pereira al posto di Cerny. Qui Angelino, anche se secondo me è molto forte, ci serve tanto, va sostituito perché tanto non ce la fa, quindi si mette lui. Così come del resto si lava Castagne. E boh, leviamo Ianash, mettiamo Djordjevic. E niente, iniziamo così. A riborda ripiove. Giochiamo in casa, guardiamo se, magari non dal punto di risultato, ma dal punto di vista, diciamo, di pericolosità offensiva, ci comportiamo come nella partita contro il Torino, che appunto giocavamo in casa e eravamo abbastanza pericolosi. Attenzione Bilal, vai Bilal, vai lì, non ci credo, ma si scherza, ma poi tra l'altro è Dybala, che i piedi ce l'ha, ma dai, ci siamo mangiati l'1-0. Sì, attenzione, 1-0 Milan dopo 23 minuti, che è Menez, mi pare. Sì. Attenzione, punizione da una buona posizione. Giallo per lui. Dai, che vuole tirare. Dybala, lo farò. Traversa. Ma dai, ma dai. Il portiere esce a vuoto, sì. Io non ho pigiato niente, a parte X, per prendere i test. Vabbè. 2-0 nel primo tempo. Niente. Crossala. Niente. Finisce così il primo tempo, eh. Non ho detto nulla, però penso l'abbiate capito. Andiamo a Verratti. Mettiamo lui. Vediamo Udicic, mettiamo Barella, iniziamo il secondo tempo. Attenzione Barella. Tira. Buona. Attenzione. Rischia il 3-0. Il Milan, chiaramente. Però Dragoschi glielo impedisce, almeno finora. Vai, traversa. Fuori. Ancora, siamo solamente ancora sul 2-0, Attenzione. Dragoschi, meno male l'ha presa. Vabbè, meno male. Tanto per far sembrare la sconfitta meno umiliante. Se De Vola è finita. Un'altra sconfitta. 2-0. Poteva sicuramente essere, senza rubare niente, un 4-0 chiaramente per il Milan. E niente, con questa partita qua si conclude questo episodio.
C'è da commentarlo, c'è da dire altro? Non credo. Meglio stare zitti e arrivare subito alle conclusioni. Prima però di arrivarci vuole un attimino arrivare alla prossima partita, che fra l'altro è un altro big match, ed è appunto contro la prima, perché in regola sì, è prima, no? L'Inter. Allora, faccio un discorsino e poi arrivo alle conclusioni. Se dovessimo perdere anche questa, secondo me il sogno o obiettivo scudetto va per una buona percentuale a farsi fottere. Perché anche se non c'è discorso sconti diretti per quanto riguarda poi eventualmente, no? Non so, pari punti in classifica, ma va in base a differenza reti. Sta di fatto che così l'Inter andrebbe, cioè, a 54, no? Andrebbe a 57 e noi saremmo a 48. E da 48 a 57 c'è 9 punti. Ciò vuol dire che l'Inter, cioè per raggiungere eventualmente poi l'Inter, sto facendo delle ipotesi, l'Inter dovrebbe perderne 3 e noi vincerne altre 3 per essere a pari punti almeno. Quindi già dalla prossima si vedrà se il sonno scudetto va a farsi, come ho detto prima, a farsi fottere, o può essere sempre un obiettivo raggiungibile. Inoltre, subito, perché voi chiaramente non l'avete visto, ma io vedendo, no, lo scorrere dei giorni, vi dico anche che la parte successiva, ovvero la seconda, sarà la partita di Champions League, che appunto, scusami, non sbaglio, che appunto ci vedrà giocare contro il Chelsea. Ora non so se è laggiù o qua, ecco il tasto, voilà, laggiù. Niente, quindi diciamo che ci aspetta sicuramente delle belle partite, e appunto, oltre ad essere belle, saranno anche importanti. Quindi io voglio chiudere subito questo video qua, perché davvero non so se dipende da me, probabilmente sì, sembra che davvero non sa più giocare, e la sfortuna mi aiuta anche, tra virgolette. Quindi chiudiamo questo video, cerchiamo di far sì che questa vista sia solamente, no, una serie brutta di passi falsi, e cerchiamo poi, quando poi ci rivediamo nel prossimo video, di risistemare un po' la situazione. Perché comunque io ci credo sempre, anche poi è ancora lungo, c'è sempre 13 partite, per quanto riguarda il campionato. Insomma, niente, detto questo, appunto, arriviamo alle vere e proprie conclusioni. Allora, come sempre vi ringrazio per la visualizzazione, e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, il perché non lo sapete, così potete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò. Niente, ripeto, speriamo sia stata solamente, no, una serie di passi falsi, e speriamo che già dal prossimo video, e già con questa partita qua, ovvero contro l'Inter, possiamo tornare dove tra virgolette meritiamo, perlomeno meritiamo in base a quanto abbiamo fatto vedere sino adesso, prima di questo video qua. Via, ci vediamo, ciao.